Nome? Rossella. Simona. Cognome? Paliotto. Molisso. Lista? PDL. Federazione della Sinistra. Che lavoro fai? L'imprenditore. L'avvocata. Fidina penale? Super pulita. Pulitissima. Candidato sindaco? Lettieri. Luigi De Magistris. Quale giornale compri la mattina? Sole 24 ore, Corriere, Repubblica, Mattino. Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto e La Repubblica. Tè o caffè? Caffè. Minzolini o Mentana? Federica Sciarelli. Mentana. Vespa o Santoro? Santoro. L'ultimo libro letto? Sto leggendo quello di Repubblica sul caso Ruby. La profezia della curandera. A quale città vorresti che Napoli somigliasse? A nessun'altra. A molte. Non Barcellona. Un punto forte del tuo programma? La politica partecipata. Una Napoli fantastica. Il tuo primo obiettivo da consigliere? Restituire ai cittadini di Ponticelli il parco. Una riforma del consiglio comunale. Ipotesi ballottaggio? De Magistris, Lettieri. De Magistris, Lettieri. E vince Lettieri. Un aggettivo per Bassolino? Vecchio e ipocrita. Un animale politico? Iervolino. Anche lei troppo anziana, poco combattiva. Una donna simpatica, una brava donna. Caldoro? No comment. Un presidente che si sta facendo strada. Cesaro? No comment. Difficile. Non mi fate ridere. Cosentino? No comment. Una persona seria. Berlusconi? Berluscorno. Uno stratega. Mussolini o Togliatti? Gramsci. Mussolini. Termovalorizzatore sì o no? Sì. E dove? Napoli Est. Differenziata. Il futuro di Bagnoli? Turismo. Tanto turismo. Turistico. E Napoli Est? Non industrializzazione, cittadinanza attiva, artigianato e terzo settore. Terziario avanzato e buoni incentivi agli investimenti, quindi zona defiscalizzata. Bici, auto o mezzi pubblici? Bici, auto e mezzi pubblici. Mezzi pubblici. Restare o partire? Restare. Restare. Le tre cose più belle di Napoli? Il golfo, la gente e la sua cucina, una cucina meravigliosa. Rita, Anna, Giovanna, le donne che vengono allo sportello antiviolenza. La volta che ti sei sentita più orgogliosa? Quando ho avuto la possibilità di vincere una gara e realizzare a Milano un tratto di metropolitana per i milanesi. Io mi sento orgogliosa tutti i giorni. La volta che ti sei sentita più in imbarazzo? Mai. Davanti a una telecamera. Se non ti dovessero eleggere, come la prenderesti? Male. Molto male. Bene, perché il progetto continua. Ci sono candidati che non avresti voluto nella tua stessa lista? Sì. E chi? Non posso dirlo. Non voglio dirlo. Ne conosco pochi, consiglieri uscenti. Il miglior sindaco di Napoli di sempre? Lo stiamo ancora aspettando. Forse Valenzi. Qual era il tuo sogno da bambina? Fare l'avvocato. Diventare un grande chef. Per quale squadra tifi? Il Napoli. Nessuna. Non mi piace il calcio. Hai mai tradito? Chi? Una volta il mio fidanzato. Mai. Sei mai stata tradita? Sì. Molte volte. Unioni di fatto, sì o no? Sì. E perché? Perché i sentimenti non possono essere contrattualizzati. L'amore non ha bisogno di contratti e di etichette, però ognuno deve essere libero di scegliersi quella che più gli piace. Case chiuse, sì o no? Case chiuse, sì. Ma il problema della prostituzione non va risolto rispetto all'offerta, ma rispetto alla domanda. Cosa pensi della violenza sulle donne? Che gli uomini hanno dei problemi.
La violenza sulle donne è un aspetto della violenza, dilagante in questo momento storico, molto grave e molto difficile da affrontare perché non abbiamo uno stato sociale che sostiene queste vittime di violenza. Convinci il tuo avversario a votare per te. Il voto è espressione di un grande potere, non sprecarlo. Cara Simona, non ti conosco. Penso che insieme potremmo fare un'ottima squadra. Votami e io darò il mio voto a te. Mima, un appello a votare per te. Un appello a votare per te. Paliotto, Paliotto, Paliotto. Per il diritto di desiderare. Saluta. Ciao a tutti.